realizzata per noi da Elisabetta Piras con il ministro. Sentiamo. Che c'è un progetto di legge sulla creazione di nuovi centri antiviolenza in tutta Italia. Me ne potrebbe parlare? Naturalmente l'impegno del governo, del mio ministero, in modo particolare, è quello di sconfiggere la violenza nei confronti delle donne. I dati europei, ma anche quelli italiani, ci dicono che purtroppo ancora la violenza nei confronti delle donne è molto alta e spesso le violenze nei confronti delle donne si registrano proprio all'interno delle mura domestiche. Abbiamo quindi bisogno di normative che tutelino le donne maltrattate e che intervengano immediatamente per allontanare definisce gli elementi della violenza e quindi aiutare le donne a non aver timore, a non aver paura, a sapere che la società le sostiene, non le abbandona, non le lascia appunto nell'isolamento delle mura domestiche. Ristano è l'unico centro in Sardegna che manca appunto di un centro antiviolenza. La sua venuta quindi è determinata anche da questo? Ma io ho già detto che sono venuta perché i comunisti italiani stanno ragionando sulle loro politiche. Fra questo sicuramente c'è l'impegno dei comunisti per definire strutture sociali che sappiano valorizzare il ruolo della donna e quindi che intervengano a eliminare tutti quegli ostacoli che si frappongono alla conquista della dignità, della completa dignità della donna nella società e quindi anche lavorare con tutte le altre forze politiche, con le donne in primo luogo, con le amministrazioni comunali, per verificare se ci sono le condizioni per servizi che sappiano appunto tutelare la donna maltrattata.